Un parco fotovoltaico sui rifiuti dell'ex discarica di Fosso Grande. La delibera riguardante questa importante progettualità, su proposta dell'assessore Gianni Santilli, è stata approvata dalla Giunta Comunale di Pescara di concerto con l'assessore Eugenio Seccia, con delega alla bonifica dei siti contaminati, e prevede di conferire alla società partecipata Pescara Energia la stesura del progetto preliminare e la successiva realizzazione degli interventi. Assessore Santilli, in sostanza un progetto innovativo di economia circolare. Assolutamente, su Fosso Grande, come tutti sanno, abbiamo avuto dei grossi problemi per quel che riguarda l'esondazione. Adesso abbiamo presentato questo bellissimo progetto che farà capo a Pescara Energia, dove risolveremo tutta la problematica di Fosso Grande. C'è già in atto un finanziamento a livello regionale per mettere in sicurezza quell'area, più aggiungeremo questo fotovoltaico dove potremo praticamente recuperare i rifiuti che sono esistenti. Il tutto finalizzato alla produzione di energia da fonti rinnovabili, ma non solo. Assolutamente sì, noi avremo dei risultati eccezionali e quindi poi nel momento in cui sfrutteremo questo finanziamento avremo questo progetto bellissimo, e poi ci sarà un finanziamento anche dalla Banca BEI che porteremo a conclusione per rendere quell'area molto ma molto bella e fruibile anche per i bambini, per poter fare anche delle attività didattiche. Parlando invece di costi e benefici? I costi praticamente sono questi 200.000 euro che abbiamo già disponibile per fare la progettazione, invece il finanziamento che chiederemo alla BEI è di 1.200.000 euro. I benefici saranno quelli che nel momento in cui avremo questo risultato con il fotovoltaico potremo tranquillamente sfruttare tutta l'area, diventerà un centro di attrazione. Di attrazione, quindi insomma vantaggi innegabili per la collettività. Assolutamente sì, per la collettività, ma soprattutto, ripeto, per le scuole e per la fruibilità di tutti i cittadini di Pescara. Assessore, i tempi di realizzazione dell'opera? Allora, noi prevediamo che nel momento in cui ci sarà l'affidamento alla ditta Pescara Energia, loro attiveranno questo progetto e speriamo di risolverlo prima possibile, quindi i tempi secondo me dovrebbero essere intorno a un paio di mesi.